Si sono sentite forti di raggiungere comunque un bell'obiettivo e alla fine ci siamo arrivate nel migliore dei modi, perché comunque guadagnarsi un titolo di campionato nazionale di Serie B ha un certo spessore e pensare di passare in Serie A come le prime classificate è comunque, insomma, di una certa importanza. Francesca De Nardi, che è una ginnasta a cui non manca la parte, come dire, dell'espressività, è proprio una ginnasta che quando è in pedana è veramente carica di forza e cerca di trasmetterla in tutto e per tutto. Poi c'è Alice Crippa, che invece è una ginnasta molto elegante come stile, una ginnasta alta, lunga, con delle belle linee e insomma l'eleganza è proprio la caratteristica, come dire, che l'ha in persona. Poi c'è Francesca Ferrari, che è una ginnasta che pare esile, però in realtà è una ginnasta molto dotata e ha una bellissima forza sotto, che forse, come dire, sta uscendo proprio in questo momento perché si sta comunque rinforzando. Direi che nel suo è una ginnasta comunque completa, perché ha grande eleganza, grande morbidezza, grande elasticità e comunque grande forza espressiva in pedana. Poi c'è Ilaria Cammarato, che è una ginnasta, come dire, molto tecnica, che fa le cose con estrema naturalezza e quindi anche nel movimento appare comunque completa. E forse la sua caratteristica è proprio quella della parte tecnica, nel senso che le difficoltà e il lavoro proprio del corpo sono molto, molto chiare. E chiude il gruppo Arianna Malavasi, che è una ginnasta secondo me con una carica non indifferente, nel senso che vederla sia nel lavoro in allenamento o comunque prima delle competizioni, lei è un vulcano. È questa la sensazione che ho avuto. E prima di entrare in pedana lei ti guarda e dice: vado!
la parte espressiva che viene meno lavorata dalla parte tecnica, invece con le coreografa viene di solito più stimolata e raffinata. Giovanissime, promettenti, con un sacco di voglia, un sacco di energia, un sacco anche di curiosità in quello che li aspetta. Quindi siamo a cavallo, iniziamo un percorso nuovo. Riguardo Francesca Ferrari, che è anche mia figlia, è stato un po' più difficile perché crescendo comunque c'era sempre un po' anche il rapporto mamma e figlia. Nello stesso tempo ci siamo resi conto che era meglio che fosse allenata da una tecnica, diciamo, esperta ma estranea al rapporto che invece c'è e comunque esiste sempre tra mamma e figlia, per cui è stata una rinuncia voluta. Possa, come dire, crescere e diventare una squadra matura e forte per poter guadagnare comunque grandi risultati.